Non certo come comunque quando poi c'è stata l'epoca Beat, dove che tu parli nel secondo, di cui tu parli nel secondo capitolo, appunto, sì. Che ricordo hai dell'epoca Beat appunto legata a Don Baghi? Ma guarda, io tutto sommato mi è sempre venuto un po' da sorridere, perché noi altri in Italia, a parte Domenico Modugno, che è veramente stato un iniziatore, un innovatore della musica leggera, il primo vero grande cantautore italiano è Modugno, perché se tu pensi che lui nel 53-54 scriveva canzoni senza ispirarsi a nessuno mai, perché canzoni come O Pisci Spada, A Sveglietta, La Donna Riccia, eccetera, non erano certo ispirate a culture di altri popoli, di altri paesi, eccetera. È ancora, secondo me, l'unico grande cantautore italiano che abbiamo avuto. Io ho sempre cercato di seguire le sue tracce, diciamo così, rivolgendomi e facendo sempre delle musiche che avessero dentro una italianità, prima di tutto. Ecco, volevo dire questo, che il beat qui da noi in Italia non è stato altro che fare delle cover di brani di grandi successi che negli Stati Uniti o in Inghilterra erano già esplosi, erano diventati grandi successi, arrivavano qui da noi e c'era il gruppo più o meno che arrivava prima su quel pezzo e lo incideva con un testo in italiano e ne faceva un successo qua in Italia. Per cui noi all'epopea beat, diciamo, non abbiamo portato assolutamente alcun contributo, e questo io cercavo di stigmatizzare anche attraverso canzoni tipo Serenata, per esempio, dedicata ai Capelloni, dove intendevo proprio fare una critica, un appunto a questo modo di fare. Portavamo i capelli lunghi perché era di moda, ma sotto ai capelli non c'era stato lo stesso movimento culturale che era stato in Inghilterra o negli Stati Uniti, si facevano crescere soltanto i capelli, punto e basta. E allora io dicevo, è inutile portare i capelli lunghi se poi sotto non ci sono idee, non c'è niente, non c'è altro che copiazzare quello che fanno gli altri. Ecco, questa era l'intenzione che avevo messo in Serenata, solo che a quel tempo, sai, non andava molto il testo che volesse in un certo modo anche essere un messaggio. Cioè, ti ispiravi un po' a quella che era l'epoca poi segnata, diciamo, a livello di locali dal Piper, che tra l'altro ha compiuto 40 anni proprio l'altro anno, due anni fa, 42 anni quest'anno. Erano movimenti che non erano spontanei qui da noi, come oggi il rap, per esempio. Non c'entriamo assolutamente niente noi come cultura, diciamo, noi siamo mediterranei. Parte la break dance saremmo americana, certamente, cioè, sì, vabbè, underground. Per divertimento si può farlo, i ragazzi, però quando sarà passato non avrà dato niente. Fra 30 anni, quando domanderanno a qualcuno che cosa ha portato il rap qui da noi o la break dance, eccetera, nella nostra cultura, non ha portato assolutamente niente. Abbiamo sfruttato quel momento, abbiamo venduto un po' di dischi, forse qualche complesso ha fatto le serate a cachet alti e probabilmente immeritati anche, ma oltre a questo che cosa ha portato di innovazione nella nostra musica leggera, che dicevo prima appunto essere soprattutto mediterranea, quindi melodica e armonica, a differenza di quella ritmica che arriva tipicamente dai paesi anglosassoni o dagli Stati Uniti, ecco. Siamo stati degli scopiazzatori come sempre, insomma, ecco, invece per chiudere, qui sicuramente non c'è stato nessuno scopiazzare, c'era una volta il clan, un altro capitolo molto bello del libro, poi magari chiaramente approfondiremo tutto il tema del libro nella puntata che dedicheremo proprio interamente a te e al tuo libro, sì. E per concludere volevo parlare un attimo di questo terzo capitolo, appunto, che ha per titolo C'era una volta il clan, e sì. Qui naturalmente non c'è nulla di scopiazzato, qui è tutto originale. No assolutamente. Ovviamente, per far capire a chi sta ascoltando, il libro si intitola Questa è la storia ed è composto da tre grossi capitoli. Il terzo ha il titolo che hai appena detto tu, perché in fondo in questi 15 anni, cioè dal 55 al 69, c'è stato anche il periodo
della mia appartenenza al clan, e pertanto ovviamente gioco forza ho dovuto raccontare anche quel periodo. È stato un periodo straordinario in quanto a creatività, perché in effetti abbiamo cercato sempre di fare qualche cosa che fosse, come dire, nostra, radicalmente nostra, capisci? Italiana, cioè. E in un certo senso ci siamo anche riusciti, siamo stati un punto di riferimento per molti ragazzi di quel periodo, i quali si ispiravano a noi, anche poi anche per la moda, così ricorda i pantaloni a zampa d'elefante, queste cose un po' estemporanee che noi cercavamo in qualche modo di lanciare attraverso il nostro abbigliamento, eccetera. E la musica era quella appunto che aveva in sé i germi di una musica che fosse italiana. Ora io parlo per me, evidentemente, perché canzoni come Cara, come L'amore, e poi in seguito so, L'immensità, Poesia, queste cose qua, beh, certamente hanno in sé i germi della melodia e dell'armonia tipicamente mediterranea. Ecco perché dicevo prima, io ho sempre cercato di magari innovarla, ma sempre stando nel solco di una tradizione che secondo me ha avuto proprio il capostipite in Domenico Modugno. Certo, tu hai diviso la tua storia musicale un po' in tre grossi periodi: rock and roll, storia di una strada beat, e c'era una volta il clan. A quale sei rimasto più legato? Ma sai, è la mia vita, la mia storia, quindi così da un punto di vista sentimentale sicuramente al primo, all'inizio del rock and roll, gli amici, certo. Sì, certo, perché intanto avevo 16 anni quando è arrivato il rock in Italia da noi, e quindi i sogni sono partiti lì, sono cominciati insomma con, invece con professionalmente? La musica. Ma professionalmente certamente il periodo in cui ho fatto parte del clan è stato il periodo centrale, quindi il periodo anche più fecondo, più creativo, eccetera. Le più belle canzoni, non soltanto per me ma anche magari per altri, sono nate in quel periodo, pertanto insomma diciamo le più belle, ora intendiamoci, quelle che hanno avuto la fortuna di avere forse più successo, ecco. Pertanto insomma infatti io sulle tue canzoni non parlerei di più belle, sono veramente tutte molto belle. Sì, io adesso quelle qui... che poi ci sono delle canzoni che hanno magari più fortuna di altre, perché magari sono più promozionate, hanno più possibilità di farsi sentire, certo, in televisione, in radio, avere recensioni sui giornali. Poi a un certo punto succede che c'è un cortocircuito fra me e i media, non so per quale motivo, ma insomma è evidente che c'è stato, e allora le canzoni, se le persone non possono più sentirlo o ascoltarle, è evidente che non è che possono immaginare che io ho scritto altre canzoni. Ma oggi abbiamo fatto ascoltare comunque Totò, perché è una canzone che ci sembrava doveroso, appunto da questo penultimo album, mi sembra, Signore si nasce, Io lo nacqui. Sì. Quale film dicevi che avevano fatto vedere l'altra sera? No, l'altra sera hanno fatto Totò e Cleopatra, però hanno dedicato all'inaugurazione dell'Isola del Cinema, appunto, che è questa kermesse, sì, estiva sull'isola del Tiberina, hanno dedicato proprio a Totò l'edizione di quest'anno. E allora a questo punto mi sembrava doveroso far ascoltare tra le due canzoni Totò, tra l'altro è una canzone molto bella, mi piace moltissimo. Ho capito. E prima invece adesso arriverei ancora alla storia, perché effettivamente quando ci lasciamo adesso io farei ascoltare, visto l'hai citata tu stesso appunto in questa nostra anche intensa ma anche se breve conversazione, che è appunto Serenata, appunto io la vorrei far ascoltare questa, se sei d'accordo. Tra l'altro anche per giustificare quello che ho detto prima, insomma. Certo, ecco. Infatti citavi proprio questo, perciò mi sembrava doveroso far ascoltare questa. Perciò passiamo da una canzone nuova a una canzone storica, appunto, di Don Bacchi. Molto bella, appunto, Serenata. Io ti ringrazio tantissimo, comunque.